Salve a tutti. Perché siamo qua? Beh, far vedere al mondo uno scontro. Sono venuti accompagnati. Sono venuti accompagnati, ma non li abbiamo fatti incontrare, ovviamente. Per cui si incontrano per la prima volta qua. Vlad! E finalmente abbiamo Manny Fresh. Ho visto che sei venuto accompagnato. Non accompagnato. Non accompagnato. No, perché io amici non li porto per farmi da protezione, ma per farmi compagnia. Saluta gli amici. JJ Edolo. No, gli amici della telecamera, nel senso. I miei due amici sono vestiti meglio che tutta la sua città, secondo me. Oh, ciao, com'è? Sono Mary Flash on the building. C'è una maneca, sono Matteo. E questo lo sappiamo già. Abbiamo delle domande scritte da Andrea Chimi, ovviamente, quindi saranno di una qualità, direi, abbastanza elevata. Ruberesti la ragazza Mary Flash? Già fatto queste cose, perché la ragazza che lui ha postato nelle storie mi scriveva anche a me dopo. Tu ruberesti la ragazza Vlad? Perché no? Giusto. Perché no? Però ci ha detto che le ragazze con cui ti frequenti ti frequentano solo per essere spammate su Instagram. Fanno i video perché lui li fa placement su Instagram. Io quello che voglio fare con le ragazze, vabbè, non si può dire ora in live, però a me piace scoparli, poi cacciarle via. Un applauso alla verità. Di Manny Fresh. Le tue collane sono false? Non sono mica Manny Fresh. Gli hater ti mettono famoso. Ciò che flexi addosso è pagato da loro? Ma è chiaro. Cosa ne pensi che il signor Manny Fresh, che tu hai dissato, ha fatto in un mese i numeri che tu hai fatto in un anno? Young signorino del YouTube italiano. Cioè, esplode con una cosa, con il suo personaggio. Tra un mese sarà ancora vivo su YouTube? Un mese sì, due mesi no. Vlad ha detto che tra due o tre mesi potresti stufare. Secondo me no, perché ho dato una rinfrescata a YouTube Italia. La gente dirà, ma sono un troll come Young Signorino, ma io sono Manny Fresh, Young Signorino e Young Signorino. Secondo te arriverai al milione? Milione non lo so, ma se dovessi arrivare a 500.000 sono contento. E io ci sono già. E un applauso. Applauso spontaneo da parte del pubblico per il mezzo milione di omi. Allora, adesso entreremo nel fulcro. Oh, finalmente c'è l'incontro che tutti hanno. Ha rifiutato la stretta di mano, ho visto bene? Mettetevi qua, voglio vedervi. Io voglio rubare la sacca di Supreme, tutto qua. La seconda cosa legge che avrà. C'è qua il mio stilista, guarda qua, Sofì costa anche, più di anche te. Anche suo entourage mi sostiene, abbiamo già capito. Oh, adesso finalmente potete dire tutto quello che volete dire. Com'è nato questo dissing? Lui mi ha insultato, mi pigliava per il culo perché era un youtuber, faceva il figo. Già mi stava sul cazzo allora, quindi puoi capire. I suoi outfit facevano cagare, cioè onestamente. Pirla. Se pensa di essere figo perché indosso Supreme, delle Vans che costano quanto? $80. Oh, Pirla, questi sono Revenge Storm firmati dal creatore. Chi cazzo è? Dovresti informarti, Fresh, visto che sei dall'America. Scarpe, cioè, sì, vedi? Sì, va bene. Air Force One, io ho 50 euro al giorno. Sta zitto, guarda. Grazie. Facts. Lui mi deve ringraziare per questo beef, perché è stato il punto più alto della sua carriera quest'anno. Il beef. Il suo canale crollerà così, cioè proprio dovremmo andarlo a scavare con la palla di Supreme. Comunque ho anche dedicato una canzone al rock fashion, scusate. Lo so che sei abituato a tenere altre cose tra le mani di questa grandezza, vabbè. I cannoni. Riprendo un attimo il controllo. Perché quella volta a Milano vi siete beccati e cosa è successo? Sono andato a Milano, porta Garibaldi. Se avete visto le stories, JJ stava correndo con me. L'abbiamo jumpato e poi ho iniziato a dire cazzate che mi ha strappato la collana, ma in verità... Te hai detto che ti è caduta, c'è Luchetto dietro. Cioè scusa, ti metti collana tutti i giorni, devi sapere, guarda, come si chiudono. Può uscire così senza problemi. Non la leva neanche. I tuoi amici cosa hanno fatto? Tipo quello scemo lì tutto imbacuccato. Cosa ha fatto? Che sembra quello di Las Vegas del film. Ma è vero, oh, che palle. Poi si vestono uguali, Givenchy, ma zio. Te mangi Xanax. Esatto, ogni giorno. Facts. E rimango più lucido di te. Io non prendo niente, quindi. Perché sei scemo di tuo. Questo mi è piaciuto, bravo. Io ti voglio ringraziare perché comunque io ho questo bracciale e questa collana, l'ho comprato con i soldi tuoi. Cosa hai comprato con i soldi che hai guadagnato sul beef? Un cazzo. No, settimana prossima mi arriva la nuova collana, quindi chain. Sì, di cosa dare? Cioè, finalmente... come le tue finalmente costa $100,000. Sì, $100,000 hai preso dal nostro bimbo. E allora ma quante cazzate e spara allora questo? No, i diamanti uno piccolo costa 2,50. Sì, questo. Guarda questo diamante. Alzatevi. Che cosa stai facendo? Damn.
Damn. Ragazzi, guarda, osservate la maschera. Ma com'è? C'è pure lui. Ma non mi hai detto niente. Allora, ora ci divertiamo. Ora ci divertiamo. Tu sei venuto qui per dire cosa? Io sono venuto qua perché volevo un attimo vedere da vicino come si svolgeva la cosa. E poi comunque penso che sia palese che c'è una organizzazione dietro, nel senso che la cosa è abbastanza fake il litigio. Però penso che su YouTube un po' di intrattenimento a volte faccia bene. Lui mi sta sulle palle veramente. Io? Ma che c'entri lui? Ah, lui. Lui è lui. No, sì, ma noi siamo neutrali in questo. Vabbè, comunque sta roba non è fake perché c'aveva i segni del litigio. JJ è qua presente. Ma chi è che si è picchiato? Lui o lui? No, noi due abbiamo jumpato lui perché i suoi amici non fanno un cazzo. Era un incontro a pari. Era un incontro a pari. Ero solo. JJ? Sì. Tu pensi che sia fake, ma loro ti hanno detto che non è fake. Quali sono le tue tesi, scusa? Beh, le tesi sono facili, io te posso dire che domani mi vedo Gabbefana, cosa dei denti, poi sta a te, avere l'intelligenza di capire se è vero o meno. Secondo me è fake, perché poi escono fuori le storie che vanno ai concerti insieme, quindi se uno va a un concerto insieme, diciamo, non è come se io, oh, te mi stai sul cazzo, non te posso vedere, che fai stasera? Ci andiamo insieme. Voi siete andati insieme al concerto di Samuel? No, io sono andato per i cazzi miei. Trovato lui dentro lo stadio. Allora, in pratica, Samuel ci ha spiegato questa storia. Lui ha invitato me senza dire che lui c'era e lui ha invitato lui senza dire che io c'ero. Guardavamo tutte queste storie dei complotti che tiravano fuori. Guardate, è tutto fake, loro erano nella stessa tenda. Sì, eravamo nella stessa tenda perché ci hanno invitato. E noi per la prima volta abbiamo parlato lì. Infatti, dopo quell'incontro, le risse non ci sono più state. Temo che pensi da fa su YouTube. Ha fatto vedere la macchina, ha fatto vedere la villa. Poi? Poi vedrai, mese prossimo avrò il doppio dei tuoi iscritti. Non penso proprio. Cioè tu, e poi che vuoi vedere? Un chihuahua, un gatto, ne so, un cane raro. Cioè che tiri fuori e poi le cose finiscono. Porta sempre lo stesso contenuto, no? Non è vero, non è sempre lo stesso contenuto. Però anche tu non porti sempre lo stesso contenuto. Il mio è un format che andrà avanti all'infinito, perché il flame non finirà mai, sbaglio? Mai. Allora, se apriamo il tuo canale, vediamo reaction. Però come mai sono 2 anni che sto su YouTube, sono 2 anni che faccio il doppio di quello che ho di iscritti? Come mai sto sempre salendo? Come mai faccio sempre più qualche iscritti da 2 anni? Io invece voglio vedere te tra 2 mesi. Tu fai views perché alla gente piace il dissing, ma se ti metti a fare un vlog in cui parli, purtroppo non te lo caga nessuno. Non penso proprio, perché io faccio pure dei video dove parlo dei cazzi miei. E perché su comunque Instagram non hai followers? Ma perché io su Instagram non faccio il pagliaccetto, no, non mi metto a fare cose con orologio, queste cose qua che attirano. Guarda, se faccio il tuo format io farei il triplo di quello che fai tu. La conclusione è che lui che dice che è fake, wow, loro dicono che non è fake. E lui non ha le prove per testimoniare che... Se son menati. Se son menati. Tu dovevi. Tu devi arrivare con le prove tangibili. Tu devi arrivare con i fogli. Ho capito. Vabbè. Allora io posso dire che lui è pelato e invece ne è vero. Perché questo Russo e questo Manny Fresh si taggavano nelle storie? Perché se due normalmente dissano non si taggano nelle storie. La risposta è perché Manny non mi segue. Lui non segue nessuno, quindi io per far arrivare le storie a lui dovevo taggarlo. E lui tagga tutti quelli che dissono, quelli non lo so se le sue ragioni, il mio erano quelle. Punto. Vabbè, comunque. Per cui? Per concludere. Quindi questa rivalità continuerà? La volete far finire? Volete dire che c'è stato un vincitore? Come, perché un po' diciamo che questa cosa o arrivava a una roba mega di dissing esagerata o doveva arrivare a una conclusione. Questo secondo me è stato il tavolo più ragionevole per arrivare a una cosa del genere. Per cui microfoni e... Io la dico così, io comunque voglio fare pace con lui, vabbè, personaggio e quant'altro. Io gli auguro il meglio su YouTube perché comunque ha fatto numeri molto grossi il primo mese. Però deve cambiare, cioè come ha detto anche Mr. Flame, deve cambiare lui, perché sennò tra 2 mesi non se lo caga nessuna. Però io allora faccio pace, perché io stenchiate botte, queste cagate qua da 12 anni non li voglio più. Se farà qualche cazzata, tipo boh, farà qualche pagliacciata, roba del genere, io lo flammo. Però è uno flame. Aspetta, è un flame costruttivo. Poi amicizia no, però pace sì, vai. Allora, alla fine della fiera non mi sta tanto più sulle palle perché si è scusato degnamente. Applauso per favore. Mi sta un attimo sulle palle che deve sempre fare figo con i suoi vestitini.
Però per il resto ormai non so, lui si fa il figo con i vestitini, me lo sta dicendo lui. Il carisma non ha marca. Io posso venire qua con una canotta e con una ciabatta, avrei ugualmente più carisma di uno vestito con 20.000 euro addosso. Il vestito ma lui c'ha Rolex. Non so se è il suo caso, perché non lo conosco, quindi non so. Ti do ragione completamente. Però Nike con Adidas no. Adidas e Nike coprono il carisma. Coprono il carisma. Vabbè, volevo ringraziare Mr. Fame per l'input. Sono d'accordo con lui. Adidas, Nike, Mike. Oh, un dice punto Nike. In comune l'abbiamo trovato. Ora sanciamo questa pace. Prego, la vogliamo fare un applauso, ragazzi. Bravi, signori. Finalmente. Anche te, beh, stretta Mr. di mano. Flame. Incredibile. Prima rifiutata, adesso accettata. Noi ringraziamo tutti quanti. Niente, perché stai dando però le mani tu? Vabbè, diamo tutti le mani. Noi ringraziamo Blockchain. Tutti quanti. Blockchain. E ci vediamo. Devo chiudere? Sì, sì. Noi ci vediamo Blockchain. Ad un prossimo appuntamento. JJ, grazie a tutti i partecipanti JJ. Della live che sono stati con noi per questa discussione. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a tutti, grazie. Ragazzi.